l'assessore. No, l'assessore sta, siccome stiamo chiedendo dei progetti, regioni, Ho operato di lavoro, sì. state, Non è il lavoro lei per quindi. questo, Sì, niente, sì. questa. La ringrazio doppiamente. Dunque, io sono un'attivista del Meetup 256 Grille e Ciba di Ravenna e collaboro anche per la testata giornalistica Latina 5 Stelle Magazine. Ed ho una serie di domande da sottoporle. Dal momento che siamo in estate, anche se agli sgoccioli, comunque vorrei affrontare più le domande del Rito di Latina. Le mie domande sono sempre in qualche modo attinenti alle barriere architettoniche, perché comunque ce ne sono tante, sia nel Lido, sia nella città di Latina Centro e sia anche nelle periferie. Ecco, prendo i miei appunti. Continuo a dire che questa testata giornalistica Latina 5 Stelle Magazine è online e quanto prima la vorremmo rendere anche cartacea. Dunque, le domande per l'accesso al mare da parte di cittadini disabili. Per il completamento dei lavori sul lungomare nel tratto Foce Verde-Capoportiere, per la riqualificazione e la realizzazione di servizi con accesso agevolato ai disabili, sulle spiagge libere, a Latina sono stati destinati in passato 2.230.400 euro dal 2007 e un'alta spesa complessiva nel 2009-2011 di circa 1.995.150 euro con il finanziamento regionale. Il Comune può spiegare a che punto siamo con i lavori e questi soldi come sono stati utilizzati? Diciamo che questo per noi, senza che si dicano, diciamo, si facciano affermazioni da campagna elettorale, è un argomento prioritario, visto che vorrei che il mio mandato si identificasse sotto stagione estiva in maniera così Avanti. procurata, Sì. quindi su quello abbiamo potuto poco, perché poi di fatto gli insediamenti dei sindaci che avvengono alle elezioni stanno sempre a fine giugno, non arriva a luglio con un programma già fatto, quindi su quello possiamo poco. E abbiamo già stilato un programma di adeguamento delle passerelle per accessi appunto per i disabili e contiamo intanto di utilizzare il sostegno di sponsor. Per quanto riguarda i fondi cui lei fa riferimento, questo fa parte di Sì. una memoria che qui abbiamo dovuto alzare tanti coperchi, insomma, quindi su questo non posso risponderle sulla destinazione d'uso, ci vuole anche questo termine, insomma, fondi, questi finanziamenti. Però ripeto, c'è un piano che abbiamo messo nelle linee programmatiche e che adesso diremo anche nel documento unico programmatico e intendiamo anche, facendo riferimento a un dossier che un'associazione ha già fatto rispetto alla Latina, contiamo di mettere a norma questa città rispetto alle barriere architettoniche. Abbiamo già insieme all'assessore Contarelli, che si occupa dei lavori pubblici, abbiamo già un contatto con l'architetto Fabrizio Vescovo di Roma per insomma, sviluppare questo piano, che è una classica esperta di strada di questa. Bisogna attendere. Dunque, il progetto Latina anche città di mare, cosa prevede tra le altre cose anche per i disabili? Dunque, anche per i disabili, nell'ambito del progetto anche Città di Mare, noi, ripeto, quello che ho detto prima, abbiamo fatto un piano che riguarda espressamente la messa a norma, insomma, l'adeguamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Purtroppo
detto in campagna elettorale, che sono uno dei valori più deboli anche della violenza. In più circostanze ho detto che erano gli anni. Un'altra domanda, mi vuoi spiegare cos'è il centro polifunzionale al servizio del centro disabilità Merici? Sì. Il centro polifunzionale sì, è un centro appunto di assistenza che intendiamo appunto di qualificare come assistenza insomma, sul piano delle disabilità. Va bene, grazie. Dal momento che anche i cittadini normodotati hanno difficoltà di accedere al mare utilizzando gli accessi comunali al Lido di Latina, cosa avete in programma, considerando tra l'altro le persone disabili e gli anziani, che se in sé hanno più difficoltà di movimento, visto che molti diventano o sono già dalla nascita disabili, invece naturalmente tutti si diventa anziani. Dunque, dal momento che le difficoltà sono un po' per tutti, le ripeto, che cosa avete in programma? Sì, sì, lei ha ragione, perché io in questo sono molto ferma. Dal momento che a chiarire. Anche le attuali passerelle sono, alcune sono in condizioni anche abbastanza fatiscenti. Spesso, no, sono molto. Abbastanza sì, alcune proprio nella scorsa fine settimana abbiamo venuto l'accesso anche perché poi ci sono delle responsabilità. Certo, che diventano pericolose, sono pericolose. Esatto. Anche in questo caso so che era stato affidato a una ditta alla manutenzione, quindi l'adeguamento di queste passerelle. Sì. E so che non è stato fatto, quindi anche in questo caso alziamo un altro coperchio, ma prima di tutto va il rispetto per i cittadini. Il rispetto per i cittadini in questo momento è non procurare i danni, quindi per questo che abbiamo detto. Sì, io lo confermo, come lei che sta dicendo che non c'è l'accesso, io non sto andando a Mare di Latina, e con me tante altre persone che non uso solamente le proprie gambe, ma che hanno appunto gli osi. Allora, vado avanti. I parcheggi per i disabili sul litorale sono stati messi in mezzo all'unica corsia delle macchine e di fronte ci sono anche i cassonetti dell'immondizia che creano ulteriori difficoltà. Quando si scende con la carrozzella si rischia di essere investiti e questo è successo a me qualche sera fa, perché vanno anche molto ad alta velocità le macchine. Quali soluzioni potete cercare per sopperire al disastro dei lavori sul litorale? Ah, questa è una sua segnalazione che prendo e che sì. Vorrei fare la ringrazio, ma perché è veramente pericoloso. Ripeto, c'è un dossier che ha fatto un'associazione, l'ha fatto circa un paio d'anni fa e che abbiamo ripreso, poi dobbiamo anche ulteriormente aggiornare. Questa sua segnalazione, siccome stiamo approntando un sistema, approfitto per dirlo, sì, sì. Al di là che vogliamo fare, attiveremo i comitati del quartiere, quindi ci sarà un passaggio, una possibilità di comunicazione più diretta con l'amministrazione attraverso questo strumento, perché vogliamo evitare la personalizzazione della politica col politico che poi diventa il depositario delle istanze, quindi vorremmo abbattere anche in questo caso certi passaggi. E quindi anche nell'ambito della comunicazione, il nostro sito, così adesso attiveremo un servizio di segnalazioni, quindi ben vengano, anzi vi auguro che non ce ne siano questa sua segnalazione. Sì, questa mia segnalazione è un fatto prezioso che mi è capitato. Dunque ora mi sposto dal litorale a, come vi ho detto precedentemente, da Latina Centro e la periferia. Per rendere la città più a misura di anziani e disabili, cosa pensate di fare, visto che il centro di Latina ha bisogno di un restauro dei marciapiedi e rampe di discesa in strada, i parcheggi per disabili e donne incinta scollegati agli esercizi commerciali e agli uffici pubblici? Il più delle volte le rampe non coincidono con le strisce, i pali della luce e i lampioni ostacolano carrozzelle, passeggini e ipovedenti,
Anche le stesse gravi mancanze si ripetono per i giardini pubblici, sono mancanti ad esempio delle altalene anche per i bambini disabili. Avete un piano di intervento? Allora, se perdonate un attimo, mi alzo, andiamo un po' se sciocca. Ecco qua, guardi, non me l'ero neanche preparato, ma... Cara Ciccio, sì, grazie. Sì, lo vedo. Struttura, attrezzi, giostre, fontane, altalene disabili. Bene, 30 settembre. Giardino obiettivo, sistemazione, bene, bene, necessario, grazie. Successiva domanda. A Latina, l'ufficio viabilità sta al secondo piano del palazzo delle Alautoline. Quello che rilascia permessi disabili è nello stesso complesso ed è stato messo su una salita irta e lunga, dove i disabili da soli non possono andare, per non parlare dei parcheggi che sono solo nella parte posteriore di quel complesso, che non ha un accesso sui marciapiedi per poter accedere all'ingresso della struttura. Voi come amministrazione comunale considerate di intervenire per questa grave mancanza? Sì, ci è stato già segnalato questo aspetto da quel dossier. Va bene, buona fortuna perché lì ce ne stanno di barriere. Per i disabili sensoriali mancano camminamenti appositi ad hoc nel centro della città, collegati ai marciapiedi, ai passaggi semaforici e ai parchi pubblici. Avete un progetto di verifica delle condizioni in cui è messa la viabilità pubblica e un piano di intervento specifico sia per il centro e anche per le aree periferiche? Sì, le ripeto, rientra in tutto questo contesto. Quando parliamo di disabilità, parliamo di disabilità a 360 gradi, oltre a quella che riguarda insomma, la mobilità, che è quella sensoriale, ci rientra. Bene, bene. Attualmente i disabili non possono prendere l'autobus in quanto ci sono i mezzi per il trasporto che hanno la pedana non funzionante e nemmeno le fermate sono predisposte per la salita e la discesa della carrozzella. Avete un piano di intervento per l'accesso ai servizi pubblici urbani sia in città che nel Lido per i disabili e gli anziani? Quali progetti per rendere più accessibile la città farete con priorità? Trasporto pubblico, anche noi abbiamo trovato un bando già fatto che adesso abbiamo bloccato, sospeso, perché appunto dobbiamo prendere in considerazione tanti altri aspetti riguardo il piano insomma, del trasporto pubblico locale. È una carenza storica, quindi alla Sì. fine è una carenza storica che riguarda sia diciamo, i non disabili diciamo così, e sia le persone che soffrono di disabilità. Quindi, rientra in questo piano. Grazie, grazie. Mi sottolineare, oltre il fatto di essere in carrozzella, è proprio perché io ho una mia convinzione che una volta strutturata una città, per chi in qualche modo è più visibilmente svantaggiato, pensi a lei quanto sia avvantaggiato chi cammina con le proprie gambe. Va bene, grazie, le mie domande sono volte al termine. Mi auguro che Poi queste facciamo il punto della sue... situazione a Sì. distanza di 6 ore, Bene, che poi sì, le verifiche vanno bene, bene. fatte. Che comunque possa praticare tutto questo che chiaramente è esposto. Grazie Poi, Sindaco, grazie. grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie.